Ben ritrovati, una nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est. Continuiamo il viaggio che abbiamo intrapreso, ci avviciniamo a capire realmente che cos'è uno stage. Siamo arrivati al terzo anno dei percorsi di formazione professionale legati alla grafica, al multimedia, all'informatica, alle telecomunicazioni e all'elettronica. Sono settori altamente professionalizzanti. Andiamo a vedere in che cosa consiste il terzo anno, quello che poi porterà alla qualifica. Le grandi critiche che il mondo professionale muove alla scuola è di non saper preparare adeguatamente i ragazzi al mondo del lavoro, di dare molta, troppa importanza ad una didattica frontale, perdendo di vista il ruolo che oggi la scuola come sistema educativo deve avere. È la sfida che ci proietta al futuro, che ci chiede di saper concretamente analizzare il nostro presente, inteso come sistema in cui i ragazzi, una volta formati, potranno essere protagonisti della loro vita. Motivazione, preparazione, esperienza sono il bagaglio che il sistema educativo deve poter fornire ai ragazzi in modo da farli anche maturare attraverso l'istruzione. Non solo di libri deve riempirsi il loro zaino, ma di materiale su cui lavorare, progetti, idee, strumenti da utilizzare. Esiste un patto educativo che la scuola deve stringere con le famiglie e i ragazzi per realizzare proprio questo obiettivo. Saper ascoltare i bisogni e percepire i talenti, stimolarli attraverso l'esperienza, un'esperienza della conoscenza diversa. Che significa permettere loro di misurarsi nelle cose, di mettere in pratica ciò che hanno imparato. L'ente di formazione IRIGEM ci aiuta a comprendere questa nuova modalità di lavoro. Siamo arrivati al terzo anno dei percorsi di formazione professionale che vi abbiamo presentato nelle precedenti puntate. Il loro ambito di applicazione è legato alla sfera della grafica e del multimedia, dell'elettronica, dell'informatica e delle telecomunicazioni. Si tratta di ambienti professionali molto specifici, ma allo stesso tempo estremamente trasversali per le competenze che forniscono. Percorsi della durata di 3 anni assolvono al diritto dovere dell'istruzione così come disciplinata dalla legge nell'accordo Stato-Regioni. Al termine del terzo anno gli studenti ottengono, dopo aver sostenuto l'esame, una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, che ha validità nazionale e corrisponde al terzo livello dell'European Qualification Framework. In alternativa i ragazzi possono scegliere se frequentare un quarto o un quinto anno all'interno di un altro istituto scolastico. La differenza è sostanziale. Al terzo anno, proprio al fine del raggiungimento della qualifica, vengono intensificate le ore di stage. È per questo che la qualifica diviene immediatamente spendibile, perché al terzo anno gli allievi si misurano su progetti, strutturano il proprio portfolio di lavori eseguiti durante i 3 anni, si preparano a sostenere dei colloqui di lavoro sia in italiano che in inglese. Nei percorsi di formazione e istruzione professionale, la percentuale delle ore dedicate all'area tecnico-professionale viene sviluppata attraverso un forte ricorso ai laboratori. La fase di orientamento durante il terzo anno è dedicata prevalentemente a 2 aspetti. Uno che è quello della conoscenza del mondo del lavoro e quello dello sviluppo quindi dell'aspetto professionale e personale dell'allievo che si troverà alla conclusione quindi del suo percorso di studi e al conseguimento della qualifica ad entrare nel mercato del lavoro. Si tratta di un'importante occasione di crescita e soprattutto di arricchimento personale e professionale che permette all'allievo di mettersi in gioco in un contesto lavorativo, gestire una responsabilità nei confronti dei compiti che si troverà ad affrontare, gestire le problematiche che via via si presenteranno e imparare a lavorare in team.
È uno stage prevalentemente formativo di 280 ore, quindi una formazione on the job che permette agli allievi di confrontarsi con il mondo del lavoro e quindi valutare quelle competenze, le attitudini, le capacità sviluppate durante il triennio. Se noi nell'ufficio tecnico praticamente andavamo a sistemare, a riparare il computer delle segretarie in modo tale che potessero lavorare 8 ore su 8, cioè 8 ore al giorno, senza interruzioni e quant'altro. E quello era principalmente il mio lavoro, e dopo assemblare macchine, formattare computer, e verificare un attimo il funzionamento dei server se c'era qualche problema e quant'altro, ma principalmente il mio lavoro era quello. Per questo ragazzo lo stage è stato propedeutico e il passaggio dalla scuola al lavoro per nulla traumatico. Nella competizione con gli altri paesi siamo in ritardo, ce lo ricorda l'Europa. I nostri ragazzi si affacciano troppo tardi al mondo del lavoro, perdendo in competitività con i colleghi d'Oltralpe. E in settori come il multimedia, la comunicazione e l'elettronica non ce lo possiamo permettere. Al giorno d'oggi sì, il computer è una cosa molto molto fondamentale, perché per quanto poco, qualsiasi lavoro sotto bene o male c'è una macchina che lo gestisce, quindi se uno non è in grado di mettere a posto un computer, secondo me non è poi così facile trovare un posto di lavoro al giorno d'oggi con i tempi che corrono. Che io sono venuto a sapere che mi assumevano il penultimo giorno di stage. Gli stage formativi possono anche essere realizzati per iniziativa propria, sempre sotto la responsabilità della scuola. Lo stage inoltre ha la funzione di essere un completamento dell'attività formativa e quindi non solo di permettere all'allievo di affrontare un contesto lavorativo e quindi mettersi in gioco con attività professionali e soprattutto con compiti derivanti dalla realtà aziendale, ma soprattutto è una possibilità per l'allievo quindi collaborare in gruppo con gli altri dipendenti che lavorano all'interno dell'impresa e quindi imparare a comunicare, a relazionarsi con gli altri, a condividere l'esperienza lavorativa e professionale e soprattutto a condividere quelli che sono gli obiettivi poi della realtà produttiva e lavorativa. Lo stage prevede il coinvolgimento diretto dell'allievo, questo accresce il suo livello di autonomia e responsabilità personale, pur rimanendo all'interno di una situazione comunque che privilegia l'apprendimento e non la mera produzione. IRIGEM utilizza metodologie didattiche che sono finalizzate a favorire il massimo coinvolgimento e la motivazione da parte dei destinatari della formazione. Potremmo definirla una didattica interdisciplinare per progetti. Si apprende attraverso l'esperienza. I docenti interagiscono con gli allievi nelle classi, andando a lavorare insieme sui progetti. I lavori, che possono essere consegne da effettuare a casa, diventano ore di lezione in aula, in modo da creare un meccanismo di confronto continuo sulla base di ciò che gli allievi devono imparare a fare. Al terzo anno le ore di stage sono praticamente equiparate alle ore di lezione in aula. Se al secondo anno si tratta solo di un'esperienza di osservazione partecipata, al terzo anno al ragazzo viene chiesto di saper fare, di inserirsi attivamente in azienda portando il proprio contributo. Attualmente ho trovato un ottimo posto di lavoro dove mi trovo molto bene, devo dire, ed ho iniziato subito dopo aver finito gli esami all'IRIGEM, per cui insomma sono molto contento di aver scelto questa scuola quando ne ho avuto la possibilità, e adesso diciamo sto raccogliendo un po' i frutti insomma di 3 anni di studio all'IRIGEM. Una delle osservazioni che l'Europa muove al nostro paese è l'assenza di un dialogo tra mondo della scuola e mondo del lavoro. I ragazzi in molti paesi europei già al 18° anno di età riescono ad ottenere un buon posto di lavoro, sono menti fresche che facilmente possono adattarsi ai diversi contesti. Giovani perché per loro il percorso scolastico è più breve. Proprio per questo motivo, per allineare i nostri ragazzi con i loro coetanei europei, per dare loro le stesse chance di competitività, la Regione crede e sostiene i percorsi di formazione professionale come valida alternativa ai percorsi scolastici tradizionali. Ha dato loro pari dignità e li ha differenziati come alternativa qualificante e altamente professionalizzante. Posso continuare anche a sviluppare e migliorare le mie abilità per quanto riguarda la grafica, la comunicazione e quindi l'elaborazione del computer di file, loghi e tutta una serie di prodotti, diciamo, che servono appunto a comunicare.
Andiamo a vedere nello specifico perché la formazione professionale è essenziale quando parliamo di determinati segmenti del mercato. Nello specifico ci stiamo occupando di grafica e multimedia, elettronica, informatica e telecomunicazioni. Al terzo anno dei percorsi di formazione professionale di IRIGEM, che, come dicevamo, formano operatori grafici, operatori elettronici e di telecomunicazione, la didattica si divide in lezioni in aula e stage aziendale. Gli allievi sono valutati attraverso progetti concreti sui quali hanno lavorato durante l'anno. Molti di questi vengono realizzati in collaborazione o con il patrocinio di soggetti terzi. Si potrebbe quasi dire che si tratta del loro primo approccio al lavoro, quello vero, ma andiamo a vedere nello specifico. Il terzo anno c'è un'implementazione ulteriore. Tutto quello che hanno acquisito nel primo e nel secondo anno viene ripreso e approfondito nei minimi dettagli, ovviamente con conoscenze superiori, ma vengono introdotte anche delle nuove materie, quale ad esempio il web, sul quale chiaramente è il mercato che lo richiede, stiamo cercando di puntare a più livelli. Web ripresa e montaggio con post produzione. Al terzo anno entrano in gioco nuovi programmi. Che loro vengono istruiti e formati per creare quella che è un'identità. Quindi faccio un esempio, si parte dal logo, ovviamente a monte ci sono molte altre informazioni quali lo studio, la ricerca, il discutere anche con dei clienti, perché certi progetti porteranno poi gli alunni anche a rapportarsi, a confrontarsi direttamente con i clienti. La strategia della comunicazione interviene in tutti i settori, se ci pensate, dalla grafica al video al web, ed ecco che cosa si intende. Se non c'è una base concettuale, se non c'è un'idea, se non c'è un progetto alla base di tutto, è chiaro che il progetto mancherà sempre di un qualcosa ed è quello che poi noi cerchiamo anche in questo campo di trasmettere ai ragazzi. Spingete su questo perché poi è la mente, è l'idea che poi fa la differenza. Le figure professionali sono integrate tra di loro. Una pubblicità può essere trasferita su un canale YouTube, su una pagina web interattiva oppure adattata al video. Il progetto multimediale è la base oggi di come un'azienda struttura la propria comunicazione. È un settore molto ampio. Il grafico oggi fa molte cose, dall'impaginazione all'advertising, dalla produzione audio-video al montaggio. Oggi il mercato chiede di conoscere le basi per saper fare tutte queste cose contemporaneamente. E per arrivare all'impaginazione la scuola nei primi due anni getta le basi di storia dell'arte, fotografia, fino ad utilizzare questi contenuti in una vera e propria strategia della comunicazione. Loro compongono le inquadrature, i piani, i campi, la regola dei terzi, imparano che cos'è la profondità di campo, perché bisogna conoscere appunto questo aspetto, come si fa a comporre un ritratto piuttosto che documentare una situazione, quindi realizzare un documentario, tutte queste piccole differenze e sfumature. Nel corso del terzo anno i ragazzi capiscono e sanno già quali tipo di prodotti audiovisivi si trovano nel mercato e oltre a fare lezione frontale utilizzano le videocamere professionali per realizzare quelli che saranno i prodotti che anche un domani come freelance o come operatori dipendenti si troveranno a dover comporre. Il fatto che lavoriamo in team con gli insegnanti, che facciamo lavorare i ragazzi in gruppo per creare qualcosa di concreto, significa simulare al 100% una situazione di lavoro, che è molto è necessario per poi affrontare serenamente il lavoro. I ragazzi affrontano tematiche come il contratto di lavoro e la normativa che regola un rapporto di lavoro. In
italiano così in inglese, elaborano il loro curriculum, simulano un colloquio di lavoro, elaborano progetti, progetti che diventano unità didattiche di apprendimento. Cosa primaria per me è la fiducia di potersi esprimere in paesi diversi in lingua inglese per le cose basilari, primo punto, da questo non si prescinde. Secondo punto, dargli gli strumenti per poter capire quello che è la loro professionalità, cioè riuscire a interagire in inglese per quanto riguarda la loro professione e avere anche la fiducia perciò, se vogliono, di pensare all'estero. Le aziende che sono partner IRIGEM sono agenzie di pubblicità, comunicazione, emittenti TV locali, aziende che gestiscono siti, liberi professionisti. Attraverso questo legame attivo alcuni allievi dopo lo stage hanno anche trovato un lavoro oppure hanno avuto intermediari che ne hanno valorizzato le competenze e così sono stati indirizzati. Molti docenti IRIGEM sono liberi professionisti e conoscono dunque molto bene il mercato del lavoro. In terza viene trattato l'aspetto delle figure, delle coniche, della circonferenza della parabola precisamente, per far capire ai ragazzi che tutto ciò che loro disegnano in realtà è rappresentabile tramite un'equazione e di conseguenza è esattamente quello che fanno i programmi che loro usano sul computer in automatico, però è giusto anche che sappiano da dove arrivano questi calcoli che vengono fatti dai programmi in grafica. Con gli strumenti e la padronanza dei mezzi, la mente può essere libera di elaborare soluzioni grafiche diverse e soprattutto personali. Ecco un esempio di come la formazione culturale sia completa nelle aree dei linguaggi, scientifica, storica, socio-economica, ma anche fortemente integrata con l'area tecnico-professionale e mirata a consolidare le competenze chiave per la cittadinanza attiva funzionale al conseguimento della specifica qualifica. Qualifica che si espleta nell'ambito della comunicazione multimediale audiovisiva. Quelle che loro hanno in dotazione sono delle piccole videocamere, perché comunque hanno bisogno di allenarsi, come si allena un compositore quando suona il pianoforte, allo stesso modo un operatore deve cercare di prendere mano. Però hanno anche dei mezzi più importanti, quindi le stesse videocamere che utilizzano anche i giornalisti e i tecnici nelle radioemittenti. In particolare con i ragazzi del terzo anno si fanno tanti lavori a progetto, loro realizzano degli storyboard e in seguito devono poi concretizzare quello che hanno previsto in una fase logistica pre-prodotto. E da questi storyboard ne escono dei prodotti che possono essere prodotti per la pubblicità oppure prodotti audiovisivi in genere, documentari, piccole inchieste, servizi e quant'altro. Hanno al terzo anno i ragazzi quando escono da qui? Possono praticamente gestire diciamo una piccola realtà di rete e poi possono essere affiancati tranquillamente dai tecnici già specializzati perché vanno molto bene già da subito. Una volta arrivati al terzo anno gli allievi conoscono gli attacchi informatici, i circuiti, dalle basi conoscono gli impianti industriali e le modalità con cui hardware e software interagiscono tra di loro in sicurezza. I sistemi per essere efficienti devono essere collegati tra loro. Se agli allievi viene dato in mano un computer già dal primo anno, le basi delle componenti sono date, dunque al terzo anno si passa all'applicazione vera e propria. Le modalità d'uso e proprio le regole d'uso sono importantissime, quello che io calco molto con i ragazzi perché presto si fa a scrivere una stupidaggine e poi far creare dei grossi problemi. Al terzo anno l'obiettivo generale è il completamento della formazione culturale, sempre diretta al raggiungimento degli standard relativi alle competenze di base. Gli obiettivi formativi si realizzano in competenze da acquisire.
La formazione professionale è diretta in questo caso al conseguimento di una specifica qualifica professionale nel comparto informatico, nell'ambito dell'installazione e della manutenzione dei personal computer e delle reti. Dal calcolo di un indirizzo IP per un computer che segue delle procedure che sono squisitamente matematiche, ai linguaggi di programmazione che non sono prettamente calcoli matematici, ma il metodo di ragionamento che sta dietro è esattamente uguale a quello che sta dietro alla risoluzione di un'equazione matematica. Terzo anno ACES. ACES, che è stato inserito all'interno dei linguaggi di programmazione, e sono poche ore in realtà, però si insegna ai ragazzi a riuscire a gestire un database e a fare le query. Ci permette di prendere tutte le tabelle che noi inseriamo e di farle relazionare tra loro. Riusciamo a relazionarle, a fare delle interrogazioni molto molto anche interessanti, e tutto appunto con delle semplici operazioni. Gli ambienti in cui si lavora sono sempre più professionali. Terza, andiamo a fare la simulazione dei due mondi che si parlano, quindi la versione server con tutti i servizi relativi agli ambienti server, quindi mail server, web server, l'FTP server, che sono tutti dei servizi che poi le aziende servono per poter lavorare. Vengono introdotti nuovi sistemi operativi in terza, quelli ad esempio utilizzati negli smartphone e nei tablet. È il primo approccio con il mondo delle reti. I programmi aziendali sono sempre più orientati alla condivisione. Nel terzo anno la coesione di sistemi eterogenei viene sviluppata ancora di più. Chi sceglie una scuola professionale è una persona che vuole subito mettere mano alla tecnologia, che vuole mettere mano a quello che può essere il mondo che lo circonda, quindi il mondo che può essere casalingo, quello che può essere il mondo del lavoro, per scopo personale, quindi piacere personale, o per piacere perché vede nel proprio futuro un'attività professionale. Soprattutto in questo tipo di percorso IRIGEM punta molto al lavoro di gruppo, in cui i ragazzi devono sviluppare un progetto. Da qui la distribuzione dei ruoli, l'interazione e l'utilizzo di vari linguaggi. Giustamente io posso conoscere tante cose, saper fare tante cose, però tutto deve essere fatto con la testa, nel senso appunto loro sanno benissimo, se io so fare una cosa o conosco bene una cosa, serve la coerenza, saper fare in modo corretto e riuscire a relazionarsi con gli altri nel modo appunto corretto e rispettoso. Dicevamo in apertura, una didattica per competenze. Lo scorso anno i ragazzi del terzo anno hanno realizzato una centralina d'allarme utilizzando il sistema Arduino. Hanno poi costruito un sistema che permetteva di controllare a distanza gli apparati di ricezione e trasmissione. Un sistema dunque, se ci pensate, che permette di risparmiare e rendere decisamente più efficiente il lavoro. La scuola del futuro. Sì, beh, ovvio, deve essere così anche perché i ragazzi hanno proprio un altro metodo di apprendimento. La parte cognitiva che ad esempio avevamo noi 30 anni fa non esiste più. I ragazzi devono vedere, devono sentire, devono osservare quello che accade e devono essere continuamente coinvolti. Quindi il video, la parte multimediale è quella che è sostanziale. Aprire la mentalità, aprire la testa e quindi poi prepararsi ad imparare. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Nella prossima puntata ci occuperemo di orientamento. Arrivederci.